Buongiorno a tutti, io sto imbottigliata nel traffico, non è vero, finalmente sto camminando un po', infatti non vi guardo, già non dovrei stare qui col telefono. E praticamente sono andata a fare acquisti per le recite dei bambini, mi servivano le calzamaglie bianche e il dolce vita bianco per Giordana, mentre Vittorio doveva prendere un accappatoio, non per la recita ovviamente, però quello che avevano gli andava più. Sono stata da OVS e l'ho trovato in microfibra, visto che oggi è il Black Friday, tanto atteso Black Friday che secondo me è una grandissima fregatura, e ne ho approfittato, oddio scusate, per fare anche un paio di regalini di Natale per le mie nipoti, così ho quasi terminato la lista. Se io mantengo così, purtroppo non vedete più. E niente, quindi che dirvi, ora vado a casa, vado a cucinare pasta e cavolo, ci sarà un profumino inebriante. E poi vado a prendere Giordana a scuola. Sono le 11:30, ho fatto tardissimo. Dovevo anche mettere dei soldi in lista per un compagno di Vittorio che festeggia il compleanno. Noi siamo soliti aprire le liste in un negozio e versiamo una quota uguale per tutti. È molto comodo. Solo che il negozio era affollatissimo, un po' per il Black Friday, un po' perché GameStop è sempre super affollato. È una vera e propria tragedia andarci, soprattutto nel periodo di Natale. E niente, io adesso vi ripeto, vado a casa e ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Mi tornata ragazze, allora il cavolo è su, ho messo un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, il cavolo lavato e tagliato a pezzetti e un dito d'acqua tanto per non farlo attaccare. Questa è la mia pentola preferita, cioè uso sempre questa, è bassa e larga. Fra l'altro io, come vi ho detto nel kitchen tour, ho rivalutato la mia batteria pensando fosse di una marca obsoleta, invece ho scoperto che la Mepra è ottima. Abbasso un po', anche se questo fuoco a volte mi fa il difetto che se abbasso troppo mi si spegne, lo devo controllare. Allora, nel frattempo stavo lavando a terra, ho messo qua il secchio pulito, sto utilizzando questo, voglio fare una passata veloce, io solitamente vado di ammoniaca, però l'ho comprato e stava fuori da mesi e non lo volevo, cioè lo volevo usare. Ultimamente vado sempre di ammoniaca profumata della Rio, però avevo questo Ajax gel con carpeggina. Vabbè, qua è tutto sporco perché ho fatto il cavolo, devo posare il telefono, una pezza che volevo togliere un po' di polvere dal salotto, purtroppo ho fatto molto tardi. Gli acquisti qui sbarellati sul tavolo. Devo rimettere a posto le ultime cose di cucito. Per oggi basta, se ne parla lunedì. Il giubbotto, vabbè, me lo devo mettere. Guardate che carino, sono stata al mercato e ho trovato questo giochino d'equilibrio a 3 euro che già so che mia figlia odierà. Vabbè, lei ama gli animali e la fattoria. Però lei è fissata per mettere le cose tutte in fila e quando non ci riesce si arrabbia da morire, ci sarà da ridere. Ho preso questo giochino. Poi ho trovato 2 euro, guardate, ero proprio indecisa, c'era rosa, celeste e grigio. Lei non usa molto il bavaglino, ormai è grande, però mi scoccia starle ogni volta, perché non è che la spoglio subito a casa, mi scoccia quando mangia da sola ogni volta che devo macchiare i vestiti che potrebbe riutilizzare per la scuola, dato che comunque portando il grembiule sono puliti sotto. Quindi le ho preso questo, che non è il classico bavaglino, ma soprattutto le può coprire anche un po' le gambe stando seduta, le casca ogni tanto qualcosa lì. E non è che posso imboccarlo, ormai è grande. C'era rosa, celeste e grigio. Ero proprio indecisa, poi ho pensato a lei più che a me, perché io adoro il grigio, lo sapete. L'ho pagato 2 euro. Ora io l'ho appena finito di pulire, perché era aperto, diciamo, era appeso al mercato, così. Adesso lo sistemo qui sul sediolone, sarà il suo posto. Guardate che carino. E dicevo, l'ho lavato con il semplice rime l'aceto. Oggi ho voluto viziare un po' i bambini. Come al solito, non è vero, che dovevo cambiare i soldi per mettere il grattino e quindi vicino c'era un'edicola. Ho preso Giordana. Allora, io adoro i prodotti della Sbavam, dell'edicola. Sapete che i miei bambini sono grandi estimatori delle edicole. Le ho preso il nastrino per la danza, come si chiama? Ginnastica? Oddio, non voglio fare una figuraccia, dovrebbe essere la ritmica questa. Io ne ho uno preso da Decathlon, ma per lei è troppo grande e lungo. Sinceramente vi confido che mi ci diverto io. Mentre a Vittorio non ho trovato il soldatino che voleva, gli Smulders, non so se sono talmente nuovi che ce li aveva solo quello dove l'ho preso la settimana scorsa, o se invece sono già obsoleti e vecchi andati. Però questo è l'accappatoio, io ho preso la 11-12 anni. Tra l'altro ho scoperto di aver risparmiato col Black Friday perché veniva 15 euro l'accappatoio. Ho preso, dicevo, la taglia 11-12, mi sembra addirittura che fosse, no, l'ultima no. E 4 euro le calzamaglie e 5,99 il lupetto, però tutto è venuto a fare 19 euro, quindi ho risparmiato molto. Comunque a Vitti ho preso i microboss, io li odio, sono dei mostri proprio tipo di microbi ingranditi, però giganti, ovviamente di fantasia, purtroppo non mette bene a fuoco, ma
E io ho preso quest'altro cubo di Rubik che è molto semplificato, credo, però mi piaceva, dato che si diverte tanto con l'altro che sta ormai qui, che io ho preso tempo fa che me l'aveva chiesto, ve l'avevo mostrato in un video, io ho voluto prendere anche quell'altro tipo. Ci sono anche quelli, io ho visto su internet dei video, tipo da file da 12-13 quadrati, comunque si impazzisce. Oggi Vittorio è in gita, stanno vedendo una scuola media. Comunque adesso devo passare urgentemente, eccoli là, no, guardate con la luce che c'è adesso, che cosa si vede? Questa è la mia stanza quando mi sveglio. Io devo passare il folletto in tutta casa, posarmi il pantalone da casa, diciamo, perché porto i jeans, stamattina non ho avuto tempo di cambiarmi perché sono scesa presto. La solita passata ai bagni con, come si chiama? Quello che vi avevo fatto vedere l'altra volta, non vi voglio rimbambire qua con questo movimento, aspettate un attimo. Dicevo, la mucchina. Quindi io faccio prima a prendere il folletto, oggi la scopa l'abbandono, mentre va il cavolo, spazzo tutta casa, passo dai bagni e mi sa che non so se avrò il tempo di lavare perché è già mezzogiorno e 5, io fra un'ora devo essere al massimo fra un'ora fuori scuola, non so se riesco anche a lavare o se magari mi lascio il secchio lì pieno, quello è pulito, non ho proprio fatto ancora nulla, l'ho solo riempito e appoggiato momentaneamente lì perché era un po' bagnato sul fondo. E non so se lavare adesso o più tardi. Qua continua ad andare, quindi adesso vediamo un po'. Devo rimettere a posto, devo mettere il caffè nel barattolo. Questo è il secondo, ho preso dei semplici bocconcini di mozzarella. Dovrei tenerli più al caldo perché ormai fa freddo e quelli vanno bene nell'acqua calda. Però, visto che li mangiamo per pranzo, non li tocco proprio. Io continuo a dopo. Ce l'ho fatta, sono riuscita a lavare le nostre stanze e i bagni. Ho lasciato solo il salone, me lo faccio dopo con calma. Allora, il cavolo è pronto, l'ho spiaccicato bene con la forchetta, togliendo l'aglio perché non lo voglio frullare. A me piace bello cremoso, non mi piacciono i pezzi secchi, diciamo asciutti. E quindi dicevo, l'ho bello schiacciato. Lo mangerò anch'io, anche se non amo la pasta, però oggi non ho voglia di cucinare doppio. Vengo un attimo la luce, stiamo uscendo. Aspettate che inserisco le chiavi. Allora, ho con me la borsa anche se non mi serve in realtà. Le chiavi di casa, le chiavi dell'auto, c'è tutto. L'ascensore è occupato. Vabbè, comunque devo scendere, quindi faccio volentieri le scale. Sto andando a prendere Giordana, sono in tempo. Che bello, ho fatto tutto. Anzi, è mezzogiorno, è l'una meno un quarto, lei esce all'una e un quarto, però con le mamme ci vediamo sempre verso l'una. Ops, inciampavo, è meglio che guardo le scale. Dicevo, ci vediamo sempre fuori scuola così per chiacchierare, eccetera. Purtroppo il bar è un po' distante, quindi magari ci andiamo di solito dopo, dopo averli accompagnati. E ho con me l'immondizia, tutti i cartoni, i cartellini delle cose che ho aperto, eccetera. Ho messo a lavare il completo per la recita di Giordana, l'accappatoio voglio prima che Vittorio lo misura perché lo vedo un po' abbondante. C'è gente, quindi io adesso metto in pausa, anzi facciamo così, ci riaggiorniamo stasera o più tardi. Ciao! Ciao ragazze e ciao ragazzi, Dio quanto è buio, aspettate un attimo, così dovrebbe andare meglio. Allora, che vi volevo dire quest'oggi? No, niente, mi sono appena fatta lo shampoo. È sera, cioè è tardo pomeriggio, ma vedete alle mie spalle che è buissimo. Appena finito di ritirare la lavatrice, ultimamente stanno facendo delle belle giornate, quindi io riesco comunque a stendere i panni la mattina, in tarda mattinata, anche a trovarli asciutti poi la sera. Come vedete sto riportando ogni tanto le lenti a contatto, molto raramente, soprattutto quando faccio lo shampoo, perché io non vedo una emerita mazza, sono molto miope. E odio lisciarmi i capelli, cioè stirarmi i capelli dentro lo specchio e non vedere l'immagine.
Quindi con gli occhiali vado scomoda perché comunque li urto con la spazzola, ho paura di romperli, li faccio cadere, non sia mai, li brucio col phon, niente. Che dirvi? Ho finito finalmente di fare alcune commissioni di abiti che dovevo fare, il vestito della piccola che vi avevo detto. Ora posso iniziare con i resti al natalizi. Abbiamo tutti i tutù da fare per le piccoline dell'asilo di mia figlia, mentre per il grande oggi proprio mi hanno richiesto, vabbè, niente in realtà, devono fare una sorta di coro gospel, quindi avranno bisogno di tuniche dorate col tovagliato viola, ma noi prendiamo soltanto i rettangoli da intagliare per la testa, niente. Quindi una cosa semplicissima, sarà sicuramente emozionante, per la prima volta lo faranno nel tardo pomeriggio, quindi all'oscuro, in giardino con le luci, sarà veramente una bella cosa, se riesco magari vi porto con me. Ci aggiorniamo.